Pilota Alain Moset che ci presenta la finale. La finale di quest'anno è contro tutte le previsioni, una sfida tra Bob e Mario, due outsider su cui nessuno aveva scommesso la linea, nessuno dei due. Ok, confermi. Pronostici? Questa è una gara aperta a tutte le telecomando. Una gara aperta a tutte le conclusioni, moltissimo dipenderà dalla scelta di Schumacher. Secondo lei reputa che il mezzo migliore è quella rossa o quella grigia? Abbiamo visto nel corso della questo croce. Ma probabilmente quella rossa, ci bisogna avere molta abilità per guidarla, ma è senz'altro il mezzo migliore. Secondo lei il probabile vincitore sarà Maria? Grazie. Allora, spero di no. La rossa è testo croce, lei assolta. Dai. Ma è vero che le gare di Croce per la Grigia, Jackie Marino sono state viziate da scorrettezze. Ah, ecco. E la pista, fai testa o croce per la pista? Ecco i preliminari, due piloti tesi. 100 giri, adesso. 100 giri. Ma cos'è? 24 ore di bollate. Ok, allora dai, la finita. Vai, Perez. Eleggi i tuoi meccanici, Marino. 100 giri? Sì, ma c'è da diventare giù. Questa è la prima. 100 giri è lunga, eh. No, voglio la mia. 100 giri è 220. Io vi aspetto giù. No, ma... Qui è il vostro... Permesso, qui è il vostro Nello Poltronieri. Sì, Nello si chiama. Nello Poltronieri. Vi commenterà la finale. Ecco. Com'è che si chiamano? Cheerleader. Uno, via. Ed è partito, forse in leggero anticipo. La rossa, siamo subito a delle scorrettezze. Clima. Marino ha pagato un meccanico. Clamorosa rivelazione sulla gara. Sposta. Marino conferma le perplessità e i dubbi sulle sue scorrettezze. Ma ritorniamo alla gara. Ecco le due macchine che stanno andando pari. Una gara entusiasmante. Andiamo sempre più vicino. Sperando di non... Troppo fuori. Per questo è messo dal regolamento, bisogna dirlo. Scusa, Alain Moset, chi è che è in testa? Marino. Marino è già in testa. Sta perdendo, la rossa sta recuperando. Sta recuperando, la rossa si è sdoppiata, attenzione! Non rimetterlo prima del contrario. La gara sta vivendo degli attimi intensissimi. Ecco il meccanico di fiducia di Alain Marino. Pagato per fare una scorrettezza. L'abbiamo sentito in diretta. Zerniani, mi dica, ma a che punto siamo? Dunque, mancano 78 giri. Cioè, non ho capito, qui è squalifica. No, cazzo, non posso metterla. Non riesco. Sì, ma gli fai mezzo giro in più. No, ma non riesco a metterla di al contrario, O si mette un altro lì? Mosè, copri tu questo pezzo. Buttala via. No. Io propongo una squalifica. No, ma non ho capito questi. Non posso metterla per così, non riesco. Beh, allora è ritardo di qualche secondo. Rifatti perché non ho ripreso. Non ti conveniva perché era già scattato il giro, scattava due volte. Gli animi si sono accesi. Sono quasi arrivati alle mani. Faccio mosca. Pari. Preciso. Incredibile gara. È alta. Ho dei problemi. Non piangere, Marino.
Ma gli spalti sono tutti per noi. Chi mi ferma sta macchina? Cosa fanno? Chi mi ferma sta macchina? Va, via. Vabbè, noi dobbiamo... siamo arrivati? 46 giri alla fine. Siamo circa a metà a metà gara. E la rossa è in vantaggio forse di un giro. Quasi un giro di vantaggio per la rossa. Ma Marino non si dà per vinto. Guida come guida. Guardate come guida. Riprendiamo la mano. Guardate. Abbiamo contato 100 movimenti in un minuto. Incredibile. Recuperato. Marino probabilmente ecco, recuperato. Clamoroso recupero. Forza Marino. Sta cedendo sul piano fisico l'altro avversario. Sono i problemi di tenuta di strada. Clamoroso recupero. Dai Zermiani, dici la situazione. Direi che è basta. E vince Marino. Nessuno l'avrebbe mai dato per vincitore. Volevo fare un complimento a Roberto che nonostante non avesse la taglia che la batteria sua, sta per scadere. E volevo premiare il vincitore perché secondo me si è imposto contro tutta la volontà di tutti i presenti. Contro tutto e contro. E con onore e piacere gli dico complimenti. Bravo. Bravo Marino. Premio. Che cosa sarà? Non lo so. Prova da mangiare. Una coppa. Una pipa. Attenzione. Primo piano. Zumba. Speriamo che non esploda. Una macchina. Non agitarlo troppo, Marino. Non muoverlo, Marino. È questione di innocenza. No, devi alzarlo al cielo, questo è il trofeo. Anzi, devi aprirlo dalla bocca. Anzi, devi aprirlo, lo devi mangiare. Comunque, dai, portalo qua. No, no, Alessio poi vieta di 18 questo. Ma Gloria non lo tira fuori dalla busta, che non lo fuori. Dai, forza. Vogliamo un morso, eh? Agitalo. Agitalo, agitalo prima dell'uso. Ma dove l'avete trovato? Poi un applauso, dai.